Andiamo a vederci cosa ha detto il frene su di me nella mia tier list. Ma l'ho già letto, tanto l'ho già visto, però riguardiamocelo. Secondo me è un ragazzo, so oggettivo, che c'ha un sacco di potenziali. È insicuro, bro. Da, grazie per il Prime, Alex. Grazie per i 20. Un sacco di potenziale. Fra, un sacco di potenziale. E poi, però, quando spingevo forte col gambling, eppure tu stesso hai iniziato a portare il gambling e ti ho chiesto di fare una stream insieme, neanche mi hai risposto. Nonostante letteralmente il gambling l'ho reso mainstream insieme a Tudor. Ci sta. Ci devo stare. Alla fine la funziona così, bro. Io sono il ragazzino arrivato ieri. Loro sono pazzo, grazie per i due. I capi, bro. Gabbro. Vai. Tanto già so tutto. Allora, il gabbrone, dico la verità, mi ricorda i tempi nostri, i primi tempi nostri delle stream, perlomeno mie, ma anche degli altri, i primi tempi di YouTube. Secondo me è un ragazzo, so oggettivo, che c'ha un sacco di potenziale. C'ha del potenziale. Il problema è quello che porta. Oh no! Cioè, sei passato a fare le IRL e a fare quella cosa al Ketz. No! Al Ketchup! No! Gabbro! Ma sei un criminale! Sei passato a fare le IRL. Bro! Ma hai distrutto un'attività, bro! C'ho i miei pensieri, perché un conto fa una determinata tipologia di IRL e un conto andare un... Bisogna avere proprio la c***a nel cervello per attaccarsi ancora al Ketchup, come ha fatto Blur, no? Che Blur ha detto, ah no, era al bar di un'amica. Ma cosa bar di un'amica? Non sapevi che c***o dire, hai sparato. Poi alla fine c'hai 20.000 persone che ti guardano e quindi la credibilità ce l'hai. Però io comunque la figura di ce la faccio davanti a tutta sta gente. Per una roba che è una p***a, bro. Per chiacchiere. Da quando ti so a tutti, perché andavi a rompere a tutti. Vero? È passato. Ho rotto io nelle mie stream. Infatti, se guardavate le mie stream IRL, ragazzi, erano io che andavo a rompere a tutti. Perché no? Perché parlare alla fine con gente che sta lì, vede la stream e, nel senso, non mi pare che quando qualcuno mi dica no, guarda, non voglio essere ripreso, oppure non voglio far parte della stream, io rimanga lì a rompergli il c***o. Gli dico, bella bro, ci vediamo. Chi invece vuole stare un po' più nel chilling con me e partecipare ed essere coinvolto, capisco la situazione e ci rimango. Poi, che io sia andato a rompere il in 4 bar di Milano, è vero, nel senso, però non è quello il mio content, non è mai stato quello il mio content delle IRL, e se tu generalizzi su tutto non ha senso. Però vabbè, sì, la gente si attacca ad ogni c***a, no? Cioè, nel senso, qua doveva flammare questa tier list, Fren l'ha fatta solamente per flammare a caso e per fare un po' di drama e per fare un po' di hype, che ci sta. La fa l'IRL, la fa 24 ore su 24 e il casino, cioè passi proprio dalle stelle alle stelle, no, beh. Cioè, dalla padella alla brace. Ma io non capisco, le IRL, il casino ancora, le IRL. Cioè, alla fine Nezak, quando mi ha messo nella sua tier list, ha detto una cosa giusta. Cioè, non è che ha detto una cosa giusta, ma mi ha valutato in maniera più oggettiva possibile. E ha detto comunque che alla fine le mie, cioè, quando faccio IRL sono ok. Poi il casino va bene, che facevo magari solo casino. Però, bro, cioè, se adesso ti metti pure a sparare sulle IRL, quando alla fine sono una roba mega in chill, a parte quando sono un po' brillo. Grazie. Poi adesso ho visto che è ritornato a fare le IRL. E ma quindi fa qualcosa di diverso. E quindi, ma bro, fa qualche gioco. Ma ragazzi, ripeto, no, le IRL, cioè probabilmente il frene si vede quella clip dove andavo nei bar prima, poi si vede la clip del ragazzo che mi aggredisce, si vede quello, quell'altro. Cioè, alla fine, ragazzi, io penso in IRL di non andarmi mai a cercare le robe non le robe rischiose, ma di non andare mai a cercare quella roba lì un po' marcia. Poi sono il Gabrowski, ragazzi, è normale che il marciume arrivi da me se io non vado da lui. È sempre stato così, signori miei. Cioè, io fino a una certa posso limitarlo, ma se poi me lo ritrovo in faccia, purtroppo ci sta. E quindi che devo farci? Però, ripeto, le IRL sono molto... a me piacciono. Cioè, nel senso, non si rompe troppo. Ormai ho i miei bar in cui posso andare lì con la cassa, mettermi a streamare e loro stanno tranquilli. Che gli vado, tipo il bar, secondo il quale c'è il tabacchi, tipo in Darsena, dove vado sempre, lì sto sempre in live, mi piglio il mio gin tonic, però mi fumo le due pagliette fuori, conosco i proprietari, vado lì da quando ho iniziato a streamare, quindi ormai... Cioè, non è vero, ragazzi, le IRL sono belle, poi vabbè, alla fine lui sta mettendo tutta la...
sta dentro il pentolone, no? Perché alla fine questo doveva fare, cioè non era capace di fare una tier list dando un giudizio serio, ma non perché non è capace di dare dei giudizi seri, ma perché non ha visto un cazzo il Frene, cioè non ha minimamente idea di cosa siano fatte le mie stream. Ha visto quelle clip su YouTube perché giustamente, o su TikTok perché giustamente gli saranno magari comparse o gliel'avranno mandate o che cazzo ne so, ma il Frene che abbia visto una mia ora di IRL per esempio non penso sia mai successo, ma neanche una mezz'ora, capì? Cioè io me ne sto nel mio chilling durante le IRL, me ne sto nel mio chill, non sto a fare un cazzo, ok? È un just chatting, cazzeggio, ok? Sto lì con la mia gente, saranno morenti, non lo saranno, ma comunque sto nel mio chilling da sempre, cioè da sempre, da ormai diverso tempo, da prima, da quando comunque è successa quella roba col c***o. Prova, si sente, raga? Stavo a dire, io me ne sto nel mio chilling durante le IRL. La cosa che poi mi fa tristezza è che, cioè, prima della roba del cash shop, io in IRL, cioè, ok, ero andato a molestare un paio di bar, vero, ma non è che il mio non è che io attaccavo stream, bro, e ogni giorno mi mettevo dentro un bar a fare la molestia sociale, bro. C'erano tanti content che si sviluppavano in maniera tranquilla, sana e divertente. Poi, ovvio, cioè, ragazzi, ero un pochettino... Cioè, ci sta che comunque un po' di immaturità mi portasse a fare un pochettino più il pazzo. Cioè, vedevo che andava bene, vedevo che era un content che funzionava e allora facevo un po' più il pazzo in certe circostanze. Però, boh, si è sempre fatta di tutta l'erba un fascio e si è sempre generalizzato un casino sul mondo delle IRL, soprattutto sulle mie. E il fatto che mo Blur e anche il Frene dicano merda, cioè non dicono merdate, dicono cose giuste, però le dicono in maniera sbagliata, sicuramente. Ma tanto vabbè, sti cazzi, allora che cazzo gliene frega, dai, devono fare un po' di flame e farsi reagire dai piccoli streamerini come me. Gioco, prova a portarli i videogiochi, che secondo me è una persona che se porta i videogiochi qualcosa fa. Devo portare i videogiochi, però... Questo è un altro clown. Su questo non c'era un... altro clown, E su questo non c'era ombra di dubbio, cioè Frene, se dovevamo aspettare te che mi dicessi che fossi un clown, già me l'aveva detto Blur, bro, la tua versione Prime, non la versione Beta. Comunque, stavo dicendo, apprezzo il fatto che mi abbia dato dei consigli il Frene e che mi abbia dato del potenziale. Poi, il modo in cui ha riscritto il mio content, l'ha riscritto completamente a cazzo di cane. Il fatto che ho portato 24 ore su 24 casinò è ipocrita da dire, perché appena hai visto che il casino andava forte come contenuto dopo che io l'ho spinto per tutti i mesi invernali, l'hai portato pure tu, lucrandoci sopra. Quindi, Frene, vabbè, ma anche Frene si è automesso in un clown, ragazzi, ma perché lo è? Cioè, bro, Frene è proprio un clown, bro. Io almeno un po' di coerenza ce l'ho, lui no. Come quando staccò la maratona di una settimana dopo che aveva raggiunto le 5500 subs e disse, no, l'abbiamo raggiunta allo scadere del termine. Frene, sei un clown. Ma ci sta, Ma sta, cioè, nel senso, anche io lo sono, bro. Ma veniamo seguiti non perché siamo delle persone eticamente corrette, ma perché dobbiamo intrattenere le persone. Poi se siamo dei clown eticamente scorretti, sti cazzi. Guarda me, bro, io sono il molestatore dei ketchup. Quindi sono anch'io bello greve, bro. Ma perché devi giustificarti? Fin tanto ne parlano, sei sulla buona strada. No, sto scherzando, cioè, ma ragazzi, ma non sono neanche troppo serio, cioè. Non voglio fare battutine o rompere il cazzo a nessuno. Cioè, in verità, no, se ci voglio fare battutine, ci sta a fare la gags, ma non voglio realmente rompere il cazzo a nessuno. Cioè, si scherza e si ride. Cairo. È un grande, però dai, no, ma chiaro, ma io me lo guardo pure il K, cioè, sono pure sub. Ogni tanto me lo metto lì il pomeriggio quando lo stream o quando sto cazzeggiando. Però, cioè, nel senso, ci sta alla fine. A me piace come personaggio anche per la sua irriverenza in questi contesti. È un po' tanto irriverente e impulsivo, e anche io sono bello impulsivo e provocatore, e quindi mi piace questo stile. Cioè, sono il primo ad apprezzare quando un qualcosa è fatto con... Cioè, nel senso, vabbè, ho apprezzato. Non so che cosa, però boh, ho apprezzato.